sta per andare in scena la sfida di cartello di questa undicesima giornata di Serie A Lega Calcio 8, Girone Roma. La Goldbet Calcio 8 affronta il Checco dello Scapicollo. Cortese adesso può avanzare. Va al lancio lungo, prova la sponda e poi al volo. Bellissima conclusione di Simonetta. Tubani con il destro, con la suola, poi il sinistro di Tubani a fil di palo. Centrocampo, la palla in profondità per Capolei, buona la sponda per Simonetta, ancora Ferraro con il destro, la respinta di Opara. Per Spaziani, rischia un po' Sterbini, perde palla, Spaziani con il destro, c'è una deviazione. Raro nel mezzo con il destro, attenzione, il tap-in e la grande risposta di Opara. Simonetta, c'è la sovrapposizione di Capolei sul fondo con il destro, cerca Spaziani, poi Maramao si divora, il gol del vantaggio. Passato nell'impostazione, perde il pallone, Simonetta sulla sinistra, Maramao per Spaziani, la risposta di Opara. Albert però non riesce a liberare. Pressione del Checco, palla centrale, forse un fallo di mano, involontario a giudicare. Tutta palla persa, può involarsi Mastrelli, attenzione. Subentra poi Santini con il destro a sfiorare il palo. Sbagliato il controllo di Carboni, allora rimessa per il Checco. C'è un'espulsione, attenzione, per proteste. C'è Testa, si libera molto bene del diretto marcatore, va con il mancino in mezzo, troppo lungo, e proprio in questo istante il direttore di gara dichiara la fine dell'ostilità, è 0-0 fra Goldbet e Checco dello Scapicollo.